Forse non ve ne siete accorti, ma la Q5 è in giro da più di 8 anni. 8 anni, tra l'altro, durante i quali non ha subito mai un restyling vero e proprio. Adesso però è il momento della seconda serie. L'impostazione rimane quella di sempre, a cominciare dalle dimensioni, ma per il resto sono soltanto novità. Si va dall'ergonomia, che ora prevede anche l'Audi Virtual Cockpit, alla meccanica, col debutto delle sospensioni pneumatiche. Per i test abbiamo scelto l'inossidabile 2 litri turbo diesel, in particolare nella configurazione da 190 cavalli, in perfetto equilibrio tra buone prestazioni e consumi contenuti. Per i numeri non posso che rimandarvi alla prova su strada completa che trovate su 4 ruote di febbraio. Arrivano le nuove Alfa Romeo Giulia Veloci, 210 cavalli turbo diesel, 280 cavalli benzina e Q4 con la trazione integrale. Due auto che per handling e per caratteristiche di guida sono diventate il punto di riferimento per la categoria. Le proviamo entrambe su 4 ruote di febbraio. La Countryman, si sa, è la più grande di tutte le Mini, ma ora con la seconda generazione è cresciuta ancora di più. Misura infatti 4,30 m. Come va? Ve lo raccontiamo sul numero di febbraio di 4 ruote. Vedete? Una Hyundai Ioniq, però un po' particolare. Il muso è tutto chiuso davanti, quindi vuol dire che non ha un sistema di raffreddamento. Infatti è la versione elettrica, la EV, la seconda della Hyundai Ioniq in arrivo. La terza sarà la ibrida plug-in. Elettrica vuol dire inquinamento zero, vuol dire 28 kWh di batterie e 120 cavalli. Un'automobile molto gradevole da guidare, soprattutto in città. Sapete che le elettriche sono veramente come i pesci nell'acqua quando si muovono nei centri urbani. Consumano poco e vanno che è un piacere. La prova su strada completa la trovate sul numero di febbraio di 4 ruote, quindi non perdetevelo. 4 ruote di febbraio vi aspetta in edicola e questo mese gli allegati disponibili sono due. Con 2 euro in più infatti potrete avere il dossier SUV e crossover. Mentre con 1,50 euro in più potrete richiedere il numero di febbraio di 2 ruote.